Buonasera a tutti, bentrovati alla degustazione delle ore 17. Questa sera vi parlo di un'azienda che è venuta a trovarci e ha voluto mostrarci tutti i suoi vini, vini già presenti naturalmente nella Guida Veronelli, ma abbiamo avuto modo di assaggiare assieme questi vini. È venuto a trovarci appunto Massimo Dal Lago dell'azienda Masari. È una piccola azienda nei Colli Vicentini che Massimo gestisce con tanta passione e con tanto amore. Guardate, proprio mentre facevamo questa piccola degustazione, questa piccola verticale del suo vino bianco che si chiama Agno Bianco. E poi ho adottato anche un'altra tecnica negli ultimi 2 anni, è quella, siccome il problema sia della Garganga che della Durella sono delle piante praticamente che tendono, siccome le piante hanno un grappolo piuttosto grosso di dimensioni e tendenzialmente sono molto produttive, allora si fa fatica a tenere a freno la vita, certo. La vita oltre certi limiti, e quindi è più facile fare un vino che faccia 9 gradi, 9 gradi e mezzo naturali, piuttosto che un vino che faccia 13 gradi e mezzo. Allora io ho cercato innanzitutto di portare un equilibrio della vite più a favore della vegetazione che non a livello di produzione, e come altro accorgimento ho cercato di dividere la vendemmia in due, facendo una vendemmia tradizionale, normale, per una parte del prodotto e lasciando l'uva per quanto possibile, una parte dell'uva, vuol dire 1 o 2 grappoli per vite, per circa 20 giorni, un mese, quando possibile, oppure, nato come 2009-2010, dove questo non è stato possibile, raccogliere l'uva e magari far fare una decina di giorni di cassettina. Questo per arrivare a una concentrazione senza andare in sovramaturazione, cioè senza creare un effetto passito o di eccessiva corposità del vino, mantenendo sempre una gradazione 12 gradi e mezzo complessiva, a questo punto assolutamente naturale, senza nessun tipo di concentrazione o di arricchimento, che però mi ha dato 2 notevoli vantaggi. Innanzitutto un ammorbidimento degli spigoli della Durella e poi un aumento delle caratteristiche floreali e fruttate di queste due varietà, che non sono tipicamente aromatiche, ma che quindi però si avvantaggiano molto diciamo di questo tipo di sovramaturazione. Ecco, lui ha tutto un modo molto particolare di lavorare, dice di fare un tipo di agricoltura consapevole, cioè cerca di rispettare al massimo l'ambiente e tutte le pratiche enologiche che copia, sono all'insegna della semplicità, in modo da aggiungere il meno possibile, di non fare cose troppo forzate, diciamo così, un tipo di enologia e di agricoltura pulite, il più possibile appunto rispettose del loro ambiente. Lui produce questo vino bianco con 2 uve, la prima è una classica garganica, quindi un'uva della zona di Soave, molto molto conosciuta e lavorata da tante aziende, e un vitigno invece un pochettino più particolare, si chiama Durella. È un vitigno che non ha mai trovato una grande espressione nei produttori di quell'area e anche delle aree circostanti. Un'uva un pochettino difficile, qualcuno ha cercato di spumantizzarla con risultati francamente non molto entusiasmanti. Ma Massimo Dal Lago, studi di enologia, lunga esperienza lavorativa presso l'azienda Maculan, ha maturato la convinzione che queste 2 uve, Garganica e Durella, potessero come dire, essere assemblate per dare un risultato interessante. Allora nasce questo vino che ha, come dire, proprio bisogno di un pochettino di tempo. Non è un vino da bere immediatamente, non è un vino bianco da bere semplice appena appena fatto, ma secondo me ha bisogno di un po' di tempo per maturare, per migliorare in qualche modo il suo aspetto aromatico e dare effettivamente tutta la ricchezza, tutta la grande freschezza e fragranza che è capace di dare questo vino. Queste 2 uve ben vinificate, ma che nascono soprattutto su un'area tufacea. Tenete conto che qui in quest'area anticamente sono, come dire, sorti dei vulcani, delle eruzioni vulcaniche, non di quelle a colonne, di quelle che in qualche modo alzano dei coni, ma di quella diffusione in senso orizzontale. Quindi da questi suoli vulcanici nasce appunto questo vino che ha proprio
la particolarità di mantenere una a lungo una bella freschezza, una bella fragranza e di migliorare sempre di più nel tempo. Quello che vi voglio far sentire oggi è un vino del 2008, quindi già più di un anno che è in commercio, ma chi appunto ha avuto la pazienza di tenerlo si trova questo vino con un bellissimo colore, vedete, limpido, bello chiaro, con questo tocco appena paglierino carico. È un profumo davvero di grande seduzione, del tutto inaspettato quando il vino è giovane, perché ha, come dire, in qualche modo mineralizzato i suoi aromi e continua e comincia quindi a dare delle sensazioni molto ricche, di frutta molto dolce, molto matura, di pesca, di albicocca, e poi questi tocchi floreali molto fini di biancospino, di fiori di acacia, ma soprattutto sta mostrando questi piccoli accenni di idrocarburi, questo lievissimo accenno di aroma minerale molto fine, molto elegante, che è di solito, come dire, patrimonio dei grandi vini bianchi, dei vini bianchi di grande personalità. E questo è davvero un profumo inaspettatamente molto promettente, perché davvero sta diventando di qualità nettamente superiore. Eppure quando era giovane non aveva questa ricchezza, non aveva questo carattere così ampio, così maturo e così ricco. E anche al gusto sta mostrando una grande maturità fruttata, eppure ancora con questi toni floreali di questa sapida mineralità, ancora questi lievissimi tocchi di idrocarburo, ma tutti conditi con una freschezza, con una fragranza incredibile. Ha persino questi toni quasi citrici, quasi da agrume, e quindi con una grande freschezza, con grande fragranza fruttata, eppure così ricco, così complesso, ma soprattutto così persistente. Davvero una grandissima persistenza, una buona salinità, e sviluppa quindi un'aromaticità davvero ampia, molto fine, molto elegante. Vini bianchi, come vi dico spesso, da aspettare. Non sempre i vini bianchi riescono a dare tutto subito. Il vino di Massimo Dal Lago ne è proprio l'esempio. Quindi tenete d'occhio questa azienda Masari, che viene appunto dal Valdagno, perché è sicuramente una delle aziende promettenti che in qualche modo potranno rivalutare una zona finora molto marginale della viticoltura italiana, e anche una varietà come appunto la Durella, che non ha mai avuto un grandissimo prestigio. Mi auguro quindi che questo suo lavoro prosegua sempre con buoni risultati. Lo ringrazio del suo viaggio che ha fatto e gli faccio tanti complimenti e tanti auguri. Ringrazio voi della vostra attenzione e naturalmente vi do appuntamento come sempre per la prossima settimana.